Shri Guru Charane Rati Heise Uttama Gati Shri Guru Charane Rati Heise Uttama Gati Shri Guru Charane Rati Heise Uttama Gati Rane rati ese yutama gati ye prasade pure sarva shaye prasade pure sarva shaye prasade pure sarva shaye prasade Shakudana diloje, jalme jalme prabhu se Shakudana diloje, jalme jalme prabhu se Divya gyan ride prakashito Divya Gyana Ride Prakashito Divya Gyana Ride Prakashito Prema Bhakti Jaha Hoite Avidya Vinasa Jate Prema Bhakti Jaha Hoite Avidya Vinasa Prema Bhakti Jaha Hoite Avidya Vinasa Jate Vedegai Jahara Charito Jahara Charito Vedegaya Jahara Charito Shri Guru Karuna Sindhu Adama Janara Bandhu Shri Guru Karuna Sindhu Adama Janara Bandhu Shri Guru Karuna Sindhu Adama Janara Bandhu Lokana lokera jivana Lokana lokera jivana Lokana lokera jivana Aha Prabhu koro doya deho more pada chaya Koro doya deho more pada chaya Aha Prabhu koro doya deho more pada chaya Ebe jasa gushu tribhuvana Ebe jasa gushu tribhuvana Dua pade loi la sharana Dua pade loi la sharana Prabhupada patita pavana Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Shila, Prabhupada. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Shila, Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada. Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Namah Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nitina Mine
Vaishaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Namaste Sarasvate Deve Gauravani Prachahine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Prachahine Nirvishesha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Ramana Radha Ramana Shri Radhe
हरि पुरुषा तमहं भजामि गोविंदं हरि पुरुषा तमहं भजामि गोविंदं हरि पुरुषा तमहं भजामि Bhagavatam samasitam Buddha Sundaranga Kandar Agom Vigamaniya Nishesha Shobha Govindam Adi Purusham Samaham Jami Govindam Hari Purusha Namaham Bhajami Govinda Hari Purusha Namaham Bhajami Anganiya sa sakale Priya priti manti Asyan dipa Hari Purusha, Namaham Bhajami, Govinda, Hari Purusha, Namaham Bhajami, Govinda.
Jai Radha Madhava Kunjabi Hari Radha. Jai Radha Madhava Kunjabi Hari. Gopi Janna Ballabha Giri Badadari. Gopi Janna Ballabha Giri Badadari. Gopi Janna. Yashoda Nandana Raja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Raja Jana Ranjana. Namnati Ravana Chariyan. Amunati Ravana Chari. Jai Radha Madhava Kunjabi Hari. Jai Radha Madhava Kunjabi Hari. Radha. Jai Gopi Jana Ballabha Giri Badadari. Gopi Jana Ballabha Giri Badadari. Yashoda Nandana Raja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Raja Jana Ranjana. Namunati Ravana Chari. Namunati Ravana Chari. Nayor Radha Madhava Kunjabi Hari. Jai Radha Madhava Kunjabi Hari. Srila Prabhupada ki jai. Om jnana timiram dasya jnanam jana shalakaya chakshurumilitam yena tasmai shri gurave namaha sri chaitanya manubhistam stapitam yena bhutale svayam rupa kadamayam dadati svapadhantikam. Jaya jaya sri chaitanya jaya nityananda. Jaya jaya sri chaitanya jaya nityananda.
Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Leggiamo dalla Shri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capitolo 4, il servizio devozionale di Shri Madhavendra Puri, il verso il 187. Giusto, sì. Ehi, Tara, Gadha, Prema, Loke, Dekaite, Gopala, Tanre, Agya, Dila, Chandana, Anite, Eitara Gada Prema Loka Dekaite, Gopala Tanre Agya Dila Chandana Anite. Eitara Gada Prema Loke Dekaite. Gopala Tanre Agya Dila Chandana Anite. Eitara Gada Prema Loke Dekaite. Gopala Tanre Agya Dila Chandana Anite. Eitara Gada Prema Loke Dekahite. Gopala Tanre Agya Dila Chandana Anite. Eitara Gada Prema Loke Dekahite. Gopala Tanre Agya Dila Chandana Anite. Devote. Eitara Gada Prema Loke Dekahite. Gopala Tanre Agya Dila Chandana Anite. Ehi, questo, Tara, di Madhavendra Puri, Gadha, intenso, Prema, amore per Dio, Loke, alla gente, Dekaite, per mostrare, Gopala, Shri Gopala, Tanre, a lui, Agya, ordine, Dila, dette, Chandana, legno di sandalo, Anite, di portare. Traduzione. Shri Gopala voleva mostrare a tutti quanto fosse intenso l'amore di Madhavendra Puri per Krishna. Perciò gli chiese di andare a Nilachala a prendere legno di sandalo e canfora. Bau parishrame chandana remuna anila ananda badila mane dukkana ganila. Con grande difficoltà e fatiche, Madhavendra Puri portò il carico di legno di sandalo a Remuna. Eppure era molto felice e non dava peso alle difficoltà. Pariksha karite Gopala kaila agyadana, pariksha kariya sheshe haila dayavana. Per mettere alla prova l'intenso amore di Madhavendra Puri, Gopala Dio, la persona suprema, gli ordinò di portargli del legno di sandalo da Nilachala. E quando Madhavendra Puri superò brillantemente la prova, il Signore gli mostrò la sua misericordia. Ehi bhakti bhakta priya Krishna vyavahara, bujiteo amasabara nai adhikara.
Questa relazione nel servizio d'amore tra il devoto e l'oggetto dell'amore del devoto, Shri Krishna, è trascendentale. Non è possibile per l'uomo comune comprendere tutto questo. Egli non ne ha la capacità. Etabali Pade Prabhu Tanra Krita Shloka e Shloka Chandra Jagat Karyache Aloka. Detto questo, Sri Chaitanya Mahaprabhu lesse il famoso verso di Madhavendra Puri. Questo verso è proprio come la luna e ha diffuso la sua luce da un capo all'altro del mondo. Gazite gazite yaiche malayaya sara. Gandabade taiche eish lokera vichara. Strofinandolo senza interruzione, il legno di sandalo di Malaya sprigiona sempre di più il suo profumo. Similmente, quanto più terremo in considerazione questo verso, tanto più ne vedremo aumentare l'importanza. Ratnagana madhya yaiche kaustubamani. Rasa kavya madhya taiche eish lokagani. Come il Kostuba Mani è considerata la più preziosa tra le gemme, così questo verso è considerato la poesia più dolce. Eish loka kaya cena radata kurani, tanna kripaya spuriace madavendravani. In realtà questo verso fu pronunciato da Srimati Radharani in persona e solo per la sua misericordia si manifestò nelle parole di Madhavendra Puri. Kibagora Chandra hiya kare asvadana hiya asvadite ara nai chautajana. Solo Sri Chaitanya Mahaprabhu ha gustato la poesia di questo verso. Soltanto tre persone sono in grado di comprenderlo. Spiegazione: questo significa che soltanto Srimati Radharani, Madhavendra Puri e Sri Chaitanya Mahaprabhu sono in grado di comprendere il significato di questo verso. Sheshakale e ishloka patite patite, siddhi prapti haila puri rashlokera sarite. Madhavendra Puri recitava continuamente questo verso alla fine della sua esistenza materiale. Pronunciando questo verso raggiunse lo scopo supremo della vita. Aidina dayardranata he maturanata kadavalokshyase ridayam tvad aloka kataram daita brahmyati kinkaromyaham. O mio Signore, il più misericordioso dei padroni, o Signore di Matura, quando potrò vederti di nuovo? Poiché non posso vederti, il mio cuore turbato trema. Amore mio, che cosa farò adesso? Spiegazione da Srila Prabhupada. I puri devoti che dipendono rigidamente dalla filosofia del Vedanta si dividono in quattro sampradaya, discendenze trascendentali. Tra queste quattro, Madhavendra Puri accettò la Sri Madhvacharya Sampradaya e accettò l'ordine di Sannyas secondo la Parampara, la successione di maestri spirituali. Da Madhavacharya fino al maestro spirituale di Madhavendra Puri, l'acharya chiamato Lakshmipati, non vi era stata la realizzazione del servizio devozionale in amore coniugale. Srila Madhavendra Puri introdusse il concetto di amore coniugale per la prima volta nella Madhvacharya Sampradaya. E questa conclusione della Madhvacharya Sampradaya fu rivelata da Sri Chaitanya Mahaprabhu durante il suo viaggio nell'India del Sud, quando incontrò i Tattvavadi che avrebbero dovuto appartenere alla Madhvacharya Sampradaya. Quando Sri Krishna lasciò Vrindavan per accettare il regno di Mathura, Srimati Radharani, nell'estasi della separazione, dimostrò come si può amare Krishna in separazione. In questo verso viene quindi rivelato il servizio devozionale in separazione. La Gaudiya Madhva Sampradaya considera l'adorazione nella separazione come il livello più elevato di servizio devozionale.
Secondo questo concetto, il devoto si considera molto caduto e trascurato dal Signore. Perciò si rivolge a lui chiamandolo Dinadayadranath, come faceva Madhavendra Puri. Questi sentimenti di estasi rappresentano la più alta forma di servizio devozionale. Poiché Krishna era andato a Mathura, Srimati Radharani era stata presa da una grande tristezza e si esprimeva così. Mio caro Signore, la tua mancanza mi fa soffrire troppo. Dimmi, che cosa posso fare? Sono così insignificante e tu sei così misericordioso, perciò abbi pietà di me e dimmi quando potrò rivederti. Sri Chaitanya Mahaprabhu esprimeva sempre le emozioni dell'estasi che Srimati Radharani manifestò nel vedere Uddhava a Vrindavan. Questo verso esprime sentimenti simili sperimentati da Madhavendra Puri. Perciò i Vaishnava della Gaudiya Madhva Sampradaya affermano che i sentimenti d'estasi sperimentati da Sri Chaitanya Mahaprabhu durante la sua apparizione venivano da Sri Madhavendra Puri attraverso Ishvara Puri. Tutti i devoti della linea di successione della Gaudiya Madhva Sampradaya accettano questi principi del servizio devozionale. Mukam karoti vachalam pangurlangayate girim Yat kripata maham bande shigurum dinatarinam paramananda madhavam si chaitanya mishwaram. Hare Krishna, Shri Shri Radha Raman ji ki jai, Shri Giridhari Maharaj ki jai, Shri Shri Gaur Nitai ki jai. Madhavendra Puri è un devoto molto caro a Krishna e di conseguenza manifesta dei sintomi di amore molto particolari per Krishna, che non sono ordinari. È abbastanza straordinario che Krishna si dedichi o si conceda in modo così intimo ad alcuni suoi devoti. Il mondo spirituale è pieno di pianeti spirituali che galleggiano in questo parabioma, no? nel fulgore, nello splendore che emana dal corpo del Signore. Ci sono miriadi di pianeti spirituali, Vaikuntha, il numero incalcolabile. In questi pianeti i devoti servono il Signore con rispetto, con venerazione, con in estasi, perché le opulenze di Vishnu, di Narayana, sono incredibili e loro vivono con Narayana nello stesso luogo, partecipano delle stesse opulenze, hanno praticamente la stessa forma di Vishnu. Ci sono solo alcuni aspetti che li differenziano. Sono estasiati, sono rapiti dalla bellezza di Vishnu e dalla bellezza di Lakshmi Devi, e vivono in questi pianeti pieni di amore per lui. Ma per alcuni devoti Krishna schiude le porte di un amore molto particolare, un amore molto dolce, molto intimo, che non è ordinario. Nel mondo spirituale non c'è nulla di ordinario, tutto è perfetto. Ma anche nella straordinarietà del mondo spirituale ci sono degli aspetti ancora più straordinari, ancora più intimi, ancora più confidenziali. E questi aspetti Krishna li rivela a delle persone che hanno un amore per lui talmente intenso da far dimenticare completamente la loro qualsiasi forma di preoccupazione per la loro soddisfazione personale. Ci sono dei devoti che sono talmente attaccati a Krishna che non pensano minimamente o non hanno la benché minima preoccupazione della loro felicità personale, ma pensano talmente a Krishna, in maniera talmente intensa a Krishna, che se anche
il soddisfare Krishna dovesse significare la loro sofferenza personale o la loro infelicità o la loro in qualche modo insoddisfazione, questo per loro non è importante, non fa differenza. Non dicono no, ma io voglio amare Dio per essere felice io. Anche. No, non c'è questa considerazione. E questa, questo stato d'animo è evidenziato in modo molto accentuato, nel modo più accentuato, dalle gopi a Vrindavana, le quali hanno questo rapporto intimo con Krishna scevro di qualsiasi considerazione di tornaconto personale o di felicità personale, tanto che si dice che non si possa capire se le gopi soffrono o godono in un certo senso. È un'estasi incredibile, ma gli aspetti di questa estasi possono apparire come anche sofferenza a una persona ordinaria. Infatti, è detto qui, una persona ordinaria non riesce a capirle queste cose, perché non può avvicinarsi all'intensità dell'amore per Dio che provano questi devoti. E Madhavendra Puri ha questo senso di amore così forte, questa estasi nell'amore di Dio così forte, nell'amore per Dio così forte, e la vive nella separazione da Krishna. Per questo non tutti sono disponibili ad amare Dio e vivere anche una situazione di sofferenza come quella della separazione da Lui. Quando ami una persona vuoi starci insieme e la separazione è la cosa, è proprio l'antitesi di quello che vorresti vivere o sperimentare se ami quella persona. Perché se ti viene proposta o ti viene mostrata la prospettiva che non puoi stare con quella persona, quella è sofferenza, che senso ha alla fine? Mentre invece Srimati Radharani è talmente attaccata a Krishna, l'intensità è tale che il suo amore per Krishna nella separazione si intensifica. Quando Krishna va a Mathura da Vrindavana, Srimati Radharani è talmente attaccata a Krishna che praticamente impazzisce di amore per Krishna in questa separazione, vipralamba, in questo stato d'animo che è praticamente uno stato d'animo distruttivo quasi del cuore del devoto, distrugge, devastante è questa mancanza di Krishna, che poi invece alla fine nella inconcepibile contraddittorietà della vita, dell'esistenza assoluta spirituale, questa mancanza di Krishna è solo apparente, perché intensifica la concentrazione su Krishna ancora di più, rendendolo ancora più presente, anche se apparentemente non c'è. E c'è questa dicotomia, questa apparente differenza. Krishna è molto presente nella concentrazione del cuore del devoto, di Srimati Radharani non esiste nessuno più attaccato a Krishna di Srimati Radharani, è assolutamente cospicuo, consistente, presente, ma nel contempo Krishna sembra non esserci. Allora c'è questa dissociazione proprio che crea quella che si chiama Divya Unmada, una forma di pazzia spirituale. E Chaitanya Mahaprabhu è Krishna stesso che prende la posizione di Radharani per sperimentare quella separazione. Perché Chaitanya Mahaprabhu appare in questo mondo? Perché? Perché nel mondo spirituale Krishna è sempre presente. Le gopi, gli associati di Krishna sono con Krishna. Sì, va, si muove, viaggia, ma la presenza c'è, si chiama Samboga, no? È sempre. Mentre questa separazione o apparente assenza di Krishna può essere vissuta e sperimentata in modo concreto, potremmo dire, in questo mondo materiale, quando Krishna porta i suoi divertimenti in questo mondo materiale. In questo mondo materiale Radharani pensa di avere un marito, Abhimanyu si chiama, e così alle altre gopi, e c'è questa manifestazione molto palese, riscontrabile oggettivamente, della fuga
dai propri mariti per andare da Krishna. Krishna va, scompare da Vrindavana, apparentemente scompare da Vrindavana, e se ne va proprio, prende parte, va a Dwarka, va prima a Mathura, poi va a Dwarka, c'è tutta questa situazione. E allora, quando il Lila è portato in questo mondo, c'è questa forte percezione, forte emozione dovuta alla separazione, all'apparente realtà di questa separazione. E Chaitanya Mahaprabhu, anche lui appare in questo mondo per prendere la posizione di Radharani e vivere, toccare proprio concretamente cosa significhi, sperimentare concretamente cosa significhi questa essere separato da Krishna, l'assenza di Krishna. E questo lo devasta, infatti lui vive gli stessi sentimenti di Radharani in una condizione devastante, nella Gambira, con questi suoi associati intimi. Ma questa, da dove, chi ha portato per primo questo senso di separazione, questo amore coniugale, cioè lo spirito di Srimati Radharani nei confronti di Krishna, lo stato d'animo di Radharani nei confronti di Krishna? Nella separazione, questo è stato Madhavendra Puri. Madhavendra Puri è stato il primo a vivere questo tipo di estasi. Come anche Chaitanya Mahaprabhu nel Sikshastakam, no? Dice Aslishavapa daratam pinastumam adarshanam marmahatam karutuva yatatatava vidadato lampato mat prananata tu sei vanapara. Non importa se tu mi abbandoni, mi bistratti, mi abbracci, oppure mi trascuri o mi abbandoni, cioè abbandoni abbiamo già detto, tu rimani mat prananata, tu sei il signore del mio signore vita dopo vita. E anche se vive questa yuga itam nimeshena chakshusha pravrisaitam, tutto l'universo sembra vuoto, Sunyatam Jagat Sarvam, Govinda Virahename, nella separazione da Govinda. Questo stato d'animo Madhavendra Puri lo porta in questo mondo, è il primo depositario di questa condizione, e poi Ishvara Puri e poi Chaitanya Mahaprabhu. Per cui i Vaishnava riconoscono che Madhavendra Puri è l'origine del sentimento di separazione che viene portato in questo mondo. E noi possiamo in qualche modo venerare questa condizione di separazione e cercare di non imitare questi devoti che veramente, spontaneamente, qualsiasi attimo gli manca Krishna, qualsiasi momento, questa condizione di separazione così intensa, questo stadio di emozione devozionale così elevata, non è un qualcosa che uno ci medita sopra 5 minuti, mi manca un po', poi dopo quello che mi manca il maglione, mi manca questo, mi manca di fare quell'altro, o mi manca Luigi o Genoveffa, o un po' di sesso, o un po' di successo, o un po' di salute, o un po' di quello o di quell'altro. Cioè, non funziona così, è proprio una condizione stabile, assolutamente inamovibile, incontrovertibile e ineludibile. Cioè uno non può, non è che dire adesso sono stato in separazione per Krishna tutto questo tempo, adesso fammi pensare a qualcos'altro che devo anche fare delle cose. Non funziona così, è proprio uno stato d'animo a cui uno non può sottrarsi. Allora non può essere imitato, non può essere imitato da un devoto, ma può essere venerato quello stato d'animo. Può essere venerato nella persona dei grandi devoti. E questo servire i grandi devoti, Tistan Vrajeta Danuraghi Jananugami, questo servire i grandi devoti, servirli nella missione che loro hanno in questo mondo, perché loro vivono nella separazione, come Srila Prabhupada o Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati o Bhakti Vinod, se si legge, loro vivono costantemente questa separazione da Krishna, proprio come Madhavendra Puri. Allora, se noi serviamo loro e seguiamo le loro istruzioni, le loro direttive,
Quella è la nostra possibilità o la speranza che possiamo avere, che questo senso di separazione da Krishna, questa mancanza di Krishna, diventi talmente forte nel nostro cuore da portarci fino al momento della morte con il desiderio di ritrovare Krishna, con questa mancanza, mi manca Krishna, come quel verso menzionato, io adesso sto alla fine della vita, mi manca Krishna, non ho... E quello è come uno dovrebbe arrivare. Uno dovrebbe arrivare pensando, ah, io adesso sono stato devoto tutta la mia vita, tutto bene, probo viro, sono a posto, sicuramente Krishna adesso, ah sì, mi fa male il corpo, devo morire, ma sono, è fatta. Non deve pensare in quel modo lì, deve pensare mi manca Krishna, deve esserci proprio quel senso di mancanza di Krishna, della oh, Krishna mi manca, non sono riuscito, non sono qualificato, non sono degno di avere Krishna anche nella mia vita, non sono riuscito ad arrivare. Questo è l'essenza della separazione, proprio il fatto, il bisogno di Krishna. Non, una separazione finta è che uno può anche far vedere che gli manca questo o quell'altro, ma se altri bisogni, se i bisogni, le esigenze sono altre, non può essere una vera separazione da Krishna. La vera separazione da Krishna coincide con il bisogno proprio, l'esigenza completa, assoluta di Krishna, che uno non vuole veramente alla fine altro. E questo appunto gradualmente può manifestarsi nel cuore, non è che è nero o bianco, e gradualmente si può manifestare nel cuore del devoto che serve i grandi acharya, che serve acharya come Madhavendra Puri, che poi serve la Guru Parampara e serve Gornitai, Chaitanya e Nityananda, che sono venuti in questo spirito di separazione, no? Che sono venuti a insegnare questo spirito di separazione. Per cui servire loro, servire la Parampara, significa in embrione sviluppare anche questo bisogno di Krishna, separazione da Krishna, e così come separazione dai Vaishnava, che è lo stesso che essere, sentire la separazione da Krishna, come no, Ramachandra Sanghe Magena Rottama Das, no? Cioè si vede che gli acciari hanno sempre, sento questo bisogno, questa mancanza delle anime realizzate, dei puri devoti, e come così come di Krishna. Allora, questo è il modo di avanzare spiritualmente, perché se uno non sviluppa gradualmente, anche nel corso del tempo, separazione o esigenza, bisogno di Krishna, la sua mente andrà da qualche altra parte. La mente funziona così, la mente va a bisogni, va a esigenze, va a desideri. E questo desiderio, esigenza, bisogno alla fine di Krishna, che poi si chiama l'alasamai nella sua forma più intensa, no? Proprio un hankering, come si dice, uno struggersi per avere Krishna. Senza lo sviluppo graduale di questa condizione, uno non può sperare di pensare a Krishna nei momenti più diciamo salienti della vita, che sono poi il momento della morte, i momenti difficili. Per cui il nostro metodo, quello che ci ha portato Chaitanya Mahaprabhu e che poi attraverso la Guru Parampara, è proprio quello di servire questi grandi devoti in separazione. E a nostra volta sviluppare separazione da quei devoti come da Srila Prabhupada, dagli Acharya, che sono in separazione a loro volta da altri grandi devoti da Krishna. E, ripeto, questo non è qualcosa che uno può inventarsi o generare con un aggiustamento psicologico o intellettuale, questa separazione. Questa viene dal servizio, viene dall'impegno in servizio, dal servirli. Questo servizio ci fa attaccare, capito? Ai devoti, ci fa attaccare a Krishna. Questi sono attaccamenti che nulla hanno a che fare con gli attaccamenti materiali. L'amore di cui parla Madhavendra Puri non è un amore sessuale per Krishna, non è un amore così come tra maschio e femmina di questo mondo. Le forme spirituali delle gopi, come del
padre di Krishna o della madre o degli amici di Krishna, sono forme spirituali nelle quali l'amore per Krishna si chiama sì coniugale o fraterno o paterno o materno, ma non sono coniugale, fraterno, paterno, così come in questo mondo. Sono intensità, hanno questa caratteristica e questa denominazione in virtù dell'intensità che si prova per Krishna, dell'intensità dell'amore che si prova per Krishna. Per cui l'amore coniugale non è qualcosa di diverso dall'amore paterno che si ha per Krishna. Qui in questo mondo, se un padre o una madre ha amore coniugale per il figlio, è un incesto, è una cosa orribile, è la cosa più degradante e degradata. Nel mondo spirituale l'amore coniugale altro non è che l'amore paterno ma con degli ingredienti in più, con dell'intensità ancora più accentuata. E così, i rasa funzionano così. Vanno come il succo dello zucchero di canna, il succo della canna da zucchero, il succo della canna da zucchero, che più lo fai bollire più si intensifica, più si diventa denso, alla fine diventa quei cristalli di zucchero bianco che si chiama Mishri, no? Che è la parte più dolce, è dolcezza pura. È così, è lo stesso succo di canna da zucchero. Quindi è lo stesso amore per Krishna che intensificandosi assume questo atteggiamento coniugale, di amore coniugale, ma è puro amore per Krishna, è puro amore spirituale. Allora, quello che provano gli acharya e servire anche gli acharya che provano questo amore per Dio, significa servire questo intenso amore che viene vissuto, questa intensa emozione che viene vissuta e avere perciò la possibilità, la prospettiva di svilupparla a nostra volta. Noi siamo qui per sviluppare attaccamento per Krishna, in separazione anche. Prabhupada molte volte ha detto, per esempio, fare servizio a luoghi santi come Maya, pur in separazione è il servizio più elevato, sentire questa separazione dai luoghi santi o sentire la separazione dalle divinità quando un devoto va a predicare e porta nel cuore le divinità, Radharamano, Gornitai, questa separazione, questo è fondamentale, è importante, viene naturalmente. Per cui dobbiamo impegnarci semplicemente nel cantare il santo nome, nel servire la missione di Shishi Gornitai e degli Acharya, e questo attaccamento per Krishna naturalmente si manifesterà nel cuore. Oggi commemoriamo anche, due o tre giorni fa ha lasciato il corpo Kirtida, che prima si chiamava Prima Cintamani, che è una persona, era stata una persona gloriosa nel servizio devozionale. Che Prabhupada diceva che quando uno diventa devoto dopo i 30 anni è lodevole, è da lodare. Perché? Perché è una cosa che uno a 20 anni si butta, si lancia, un po' anche in maniera scapestrata, no? Nel diventare devoto, nel servizio devoto. Perché vai, proviamo pure questa, ho provato l'LSD, ho provato quello, quell'altro, proviamo anche il mantra, cioè era così. Cioè, ma se uno diventava devoto, Prabhupada diceva a quel tempo, a 30 anni, dopo i 30 anni, è encomiabile perché l'ha fatto in modo ponderato, più ha valutato, più approfonditamente, più... Con maggiore maturità la scelta che ha fatto. E Kirtila è diventata devota a 60 anni, era una professoressa di lettere, era una persona colta, di famiglia nobile, con dei figli, aveva una situazione di vita anche invidiabile per certi versi, sotto molti punti di vista. Però la figlia è diventata devota con il genero, la nipote, e lei ha cominciato a frequentare nell'80 e è diventata devota. È diventata devota e subito è stata fortunata perché in virtù, sai come le qualità materiali sono tanti zeri, però se c'è un uno davanti, gli zeri contano. Questa sua cultura...
questa sua conoscenza della lingua italiana e le ha permesso di impegnarsi subito in un servizio alla BBT come correttrice dei testi italiani, correttrice di bozze praticamente, e come traduttrice. Poi era molto meticolosa, si è fatta anche un corso di 2 anni a Milano per imparare l'inglese a 60 anni, cioè, per cui era molto, era molto molto scrupolosa, meticolosa e dedita e ha fatto tantissimo servizio. Pensate che le 1700 pagine della Lilamrita di Prabhupada l'ha tradotte tutte lei. Lei ha tradotto tutta la Lilamrita, quella che leggiamo, quella che legge Kheri Lalita il sabato. Quelle le ha tradotte tutte lei mentre faceva anche altro, mentre correggeva tutte le bozze, perché avevamo una traduttrice che si chiama Paramakaruna, che era una sorta di panzer divisione nella traduzione, sfornava volumi incredibili di traduzioni, e Kirtida correggeva l'italiano e Hare Krishna correggeva la filosofia e rifaceva tutto, rimescolava tutto alla fine. E questo era il team. E Kirtida era un po' per noi la mamma nella BBT, era la mamma di tutti, perché tutti i devoti, che al tempo erano Ramakirtana, Mahadeva, Archana Vidhi, anche Anubhava per un periodo, e Hare Krishna, e Paramakaruna, e tanti altri, me incluso, insomma, Kirtida aveva questo atteggiamento materno e si prendeva cura di tutti noi in modo veramente materno, ma anche con una professionalità nel servizio devozionale, con una diligenza esemplare. Hare Krishna. Ed è stata premiata perché Krishna, ovviamente, per i suoi devoti, dice Samoham Sarva Bhutesu Namedvesya Stinapriya. Yebajanti tumam bhaktya maite te suchapya ham, vuol dire: io non ho simpatie particolari per nessuno, né detesto nessuno, dice Krishna, ma una persona che è impegnata in servizio devozionale per me con amore, quella persona è in me, io sono un'amica, io sono amico di quella persona, sono intimo con questa persona. Per cui questo è proprio vero per Kirtida, perché lei ha fatto questo servizio, praticamente una maratona incredibile. Noi nel 1986, per il 500° anniversario dell'apparizione di Sri Chaitanya Mahaprabhu, avendo fondamentalmente iniziato nell'83, eravamo solo fino al terzo canto, in quei 3 anni, no, anzi meno, 2 anni e mezzo, la BBT italiana ha prodotto tutto il resto del Bhagavatam fino al decimo canto, cioè 7 canti di Bhagavatam, 6 canti di Bhagavatam, più tutta la Chaitanya Charitamrita e la Lilamrita, portati per il 500° anniversario dell'apparizione di Chaitanya Mahaprabhu a Mayapur, febbraio del 86, per cui 85, 84 e parte dell'83. 3 anni neanche. E Kirtida ha svolto un ruolo fondamentale in questo e ha fatto questo servizio intenso, ma a una certa età. Chi ha ormai superato i 60 si rende conto, ma lì, che il corpo non funziona. E lei era 60 e rotti, 62, 63, 64. Un'intensità di servizio, vivendo nell'ashram a Gallarate, a sprombattuto, cioè come ragazzi di 20 anni, 30 anni che facevano anche i loro servizi alla stessa stregua. E questo le ha valso proprio l'affetto di Srila Prabhupada, l'affetto degli acciari, l'affetto di Krishna, tanto che lei poi è rimasta
in questa, è rimasta qui nell'ashram e sempre servizio alla BBT e sempre pensava, ascoltava, e anche quando questa malattia l'ha colta, l'Alzheimer, e ha cominciato a dimenticare, l'unica cosa, Krishna ha fatto, come si dice, piazza pulita dei ricordi dei familiari, cioè lei le ha proprio tolto tutto, come si dice, tutti i file materiali dalla mente, e alla fine ascoltava soltanto tutto il giorno, praticamente ascoltava sempre le cassette con il Bhagavatam, aveva solo quello. Non so neanche se riconoscesse più i figli o chiunque fosse, ma questo non è fondamentale, o riconoscesse noi, ma quello che riconosceva era, riconosceva il Bhagavatam, riconosceva Krishna quando sentiva, per cui in quella che apparentemente potrebbe essere una gran disgrazia, una persona che perde la memoria, l'Alzheimer ti mangia tutto e tutti i file del cervello, fondamentalmente sono immagazzinati nel cervello, e quella che può sembrare una grande disgrazia, una grande tragedia, in effetti è stato un modo che Krishna le ha dato di spurgare o di bruciare tutti i residui della sua identificazione materiale e alla fine rimanere solo con lo Srimad Bhagavatam, perché lei è Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Lilamrita, con Srila Prabhupada degli Acari, è rimasto così. E, per cui un passaggio glorioso, proprio una dipartita gloriosa, di una persona incredibilmente coraggiosa, perché lei andare a vivere nell'ashram a 65 anni, 70 anni, 70, aveva 90 anni adesso, chiede, 92, 93. Lei è rimasta nell'ashram fino a 6 anni fa, quando poi non siamo più riusciti, noi purtroppo non abbiamo la struttura, il rischio che accendesse, aveva una bombola nella stanza, accendesse un fuoco, la notte si svegliava, non riusciva a capire se era notte, allora ci vuole qualcuno che le stia addosso costantemente. A quel punto è andata a Milano dalla Lita, la quale brava devota qual è venuta a vivere qui con la mamma, e alla fine è stata qui, circondata dai devoti, e ha chiuso la sua esistenza materiale in virtù del servizio fatto alla BBT di Srila Prabhupada, ai libri, alle parole di Srila Prabhupada, degli Acari, è stata veramente benedetta. Quindi questo è il modo di sviluppare separazione per Krishna, da Krishna, attaccamento, bisogno di Krishna, impegnandosi in servizio devozionale con tanta sincerità e anche senza troppe preoccupazioni per la propria situazione personale. Se Krishna vede questo, è sicuramente incline a darci la sua misericordia attraverso gli acciari, quali Madhavendra Puri e fino a Srila Prabhupada. Bene, Hare Krishna. Ci sono domande o commenti? Sì. No, il sentimento, il senso di mancanza di Krishna c'è anche nel mondo spirituale. Quando Krishna va con i pastorelli a portare i vitelli, questo è spiegato nel Brihad Bhagavatamrita, ma anche allora tutti sono dove c'è questo senso. Però qui è proprio, allora, c'è una definizione diversa. Radharani qui pensa, è andato e non torna più. Cioè, è andato a Dvarka, è andato, e no, le gopi dicono ormai è andato. Cioè, capito? Cioè, è andato perché c'è il senso della realtà, della situazione, ma che non è, che è soltanto un aggiustamento di Yoga Maya, come sono i mariti, che non sono i veri mariti, ma sembra che li abbiano, qui ci sono,
Nel mondo spirituale c'è il senso del concubinaggio. C'è, oh, ma io sto scappando da... Cioè, però non c'è un marito manifesto, capito? Non c'è un abimanio nel mondo spirituale. Non, ha un'altra posizione. Cioè, qui invece c'è proprio, capito, i mariti manifesti e le gopi scappano e vengono chiuse in casa. C'è tutta questa situazione che sembra incontrovertibile. È questo che dà questo senso di angoscia, che è una parte, è un aspetto dell'estasi, dell'angoscia, panico che hanno proprio di perdere Krishna. È una situazione molto intensa, insomma, quella che vive poi anche Cicetana Mahaprabhu. Chiaro? Certo, tutti sono... Manjari sono aiutanti delle gopi. Sono aiutanti, sono le Astasakhi, che sono le gopi principali, e le Manjari sono delle bambine che aiutano le gopi, sono energie anche loro. Le gopi a loro volta espandono, come Radharani espande nelle 8 gopi, no? Radharani si espande, perché sono energie di Krishna, sono forme di estasi, non sono persone normali, non è la Sora Giovanna, cioè, capisci, una forma materiale, è l'estasi di Krishna che ha un aspetto femminile. Lei a sua volta si espande, le gopi anche loro espandono. Si espandono i Manjari, Rupa Manjari, Rupa Goswami, una Manjari, Rupa Manjari, Raga Manjari, eccetera. Ananga Manjari e via discorrendo. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, Sri Chaitanya Charitamrita ki jai, Sri Nitai Gaur Premanande. No, oggi vengono un po' questi parenti di Kirtida, e io non so esattamente che programma ci sia, so che ci sarà il Presadam a una certa ora, all'una e mezza per tutti i devoti. Allora, no, credo che a mezzogiorno, mezzogiorno vengono dove? Nel salone o qui? Nel tempio, poi nel salone, ricordano la mamma, se ci sono dei devoti che hanno avuto a che fare con Kirtida, insomma tutti sono invitati a parlare un po' di lei e del suo servizio, e così per ricordarla. Niente, ecco, io spero di farcela perché c'è lo sciopero dei mezzi, insomma ho delle situazioni familiari particolari. Oggi è sciopero dei treni, delle metropolitane, dei bus, non so, per cui anche chi deve andare a Milano si prepari, probabilmente c'è un po' più di traffico. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, Sri Chaitanya Charitamrita ki jai.